Daniele, il treno è travagliato. Ti chiamavo Idro. E ora parlare di presenza perché c'è stasera c'è una sorpresa con te via. Come ho detto, la relazione non è stata mandata con me, solo per mettere una cosa di tutta la casa. Che fare la migliore prevenzione. E la mia ha anticipato, annunciato, tante sabbe, e continua a sbagliare, può continuare a sbagliare, ora per muovere il disonore. Ma volevo trovare lui. Ma capito. Tu hai grossa inclusione, che persone che stanno attenzionate, non lo possiamo più. Consigliere comunale, ecco che c'è consigliere comunale? Un problema è la stina ora tutti vengono con me. Sì. Allora, 366 più 120 euro, 466. Mi servono 466 euro per dire a quanto. 700. Cos'è il metodo? 5, 4, 5, 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
Io ti posso dire che sono stato chiamato dal prefetto, il Chiacarucci, il Chiacarucci, con persone informate sul fatto che c'è questa relazione sul tavolo da Madonna, 12 mi piglierà tutto il coso, cantiere o civico. Però è stata una cosa inaspettata comunque, perché io mi immaginavo se avessi il sindaco pigliare. Va bene. Anzi, meglio ancora, vero? Allora, ma tanto uso. Perché la dipendenza... Se viene che la salvo, ufficio sotto vero. Ora, stamattina è libero di venire perché ci ha fatto la bocchina di 50 euro, va bene? Allora, ascoltami, io sto passando in questo momento per vedere se il giornale ufficio del sindaco c'è Rido, quando lo faccio dare qualche cosa. Allora, fammi passare il capo, fammi vedere se c'è il suo turnuto, che a 100 euro come cazzo di niente te la cuccio io. E te m'accatta i robe, tu e i tuoi figli. Allora, tutto questo rispetto l'hai capito, vero? Ti rendi conto su cui c'è scritto il mio contratto? Devo stare solamente nella segreteria del sindaco. Quando c'è tutto questo rispetto da dove viene? Tu l'hai caputo, chissà fu una minaccia mia. La vista, proprio la minaccia. Tu lo faccio male a tu, non sai dare che perché senza maggio signore che ne sapisce con il consigliere comunale, come c'è il successo con quattro di cantiere, che c'era con chi era di Dio. No, ho imposto con un duro, che faccio? E io era meglio che andava in paese. Ammazzo i cani stanotte. Mi impeccò il cane, io l'ammazzo. Ti giuro che l'ammazzo, Gioia. E mi sento guarda in locale impeccato, sto porco! Gioia, ora succede un bordello, perché ora ne canesce la... l'ammazzò oggi in bua. Ora nesce che è un atto intimidatorio a pedovaniace, ora ascoltamelo. Ora bordello succede. Beh, Francesco, non posso manco parlare perché mi ragazzi tenere questa cara mi mia, perché c'è che è un atto intimidatorio. E vado per forza. Sono dai carabinieri, ho fatto denuncia. Si indaga. Ma volevo sapere un po' un commento da lei su quello che è successo e perché. E perché io diciamo che lo imputo a quelle che sono le nostre recenti inchieste sul territorio della città di Partinico, dove la cocaina arriva a fiumi, ovviamente dietro questo giro o cosa nostra. Presidente, buonasera. La ringrazio Presidente, molto squisito, grazie del suo pensiero. Ora, tutti in tribolazione, sono peggio che mi ha telefonato. Minchia, ti sei toccato? Mi chiamava il telefono, io mi contatto due mani che mi toccavo con le chiavette della mia. Ma che ne sono istituzioni pulite in Italia, hai capito? Sono tutte ingasciate, tutte mangiatare e tutte cose russe. Ho preso a lì, a TTA, carabiniere, penanziere, tutto quanto quello che sono. A me, ma sono sotto controllo a me. A uno va, ci sono magistrati corrotti, ladri, siamo la con la popola dei cosi inutili che vanno a fare, la mafia dell'antemafia. I meno guardi sono tutti noi, ma...